Siamo in onda, sì. Aspetta che non ci passa dal buco. Perché ho avuto un calo degli zuccheri. Sì. Ho dovuto mangiare cioccolatino. Il cioccolatino. E il microfono non è pronto, ma mica è colpa loro, è colpa mia. Sono io che ho traballato. Poi perché andiamo in onda ai 20:45? Non era ai 20:50? Aspetta. Si è cambiato pure orario. Aspetta. E poi io, aspettate, che devo leggere una cosa. No, perché... Allora... La Padania, pensavo che fosse un giornale popolare. Stamattina ho letto tutti i giornali e leggo la Padania in prima pagina. Non hai il microfono. Aspetta. Però, non ti senti. Allora, adesso mi sentono? Sì. Allora, vi leggo questo titolo perché ha ragione Tagliati, me l'ha fatto notare Tagliati. Tagliati me l'ha fatto notare lui, dopo parliamo con Tagliati. I palazzi romani teorizzano le convergenze parallele per le riforme costituzionali. Non va bene il governo asimmetrico. Il volo col vincolo di maggioranza è necessario sempre, soprattutto per le riforme istituzionali. Signori, io non ho capito niente. Volevo chiedere però una cosa molto strana. Ieri noi abbiamo fatto lo stesso sondaggio che ha fatto la Padania. Allora, Fini propone di estendere il voto agli immigrati, Bossi è contrario. Con chi siete d'accordo? 16% con Fini, 84% con Bossi. Il nostro risultato qual è stato? Non vuol dire niente, eh? Qual è stato il nostro risultato? C'è qualcuno che parla in regia? È stato il 30% erano favorevoli a concedere il voto agli immigrati e il 70%. Tento no, quindi è la stessa tendenza, c'è un no. La stessa tendenza. Bene, adesso soltanto lui è molto alto. Quello che non ho capito è il titolo, se qualcuno me lo può spiegare, dammi la giacca, va. Sì, dai. Ecco qua. Scusate, ma è proprio vera sta cosa. Dai, uno. Oddio, oddio. Attenzione, però attenzione. Le giacche si mettono. Ecco. Ecco, dopo ecco. Aspetta. Il microfono. Mi dovete scusare, ma io sono un po' strano oggi, perché a un certo punto, dato che sapete che ho la glicemia, è successa una cosa strana, ma non si accende, questa non funziona. Ah, ecco, è successa una cosa strana. Ho avuto un calo degli zuccheri perché ho fatto un'insulina, ma poi ho mangiato poco. E allora mi sono sentito un po' strano. Però se qualcuno ci spera, perda la speranza, perché io non muoro, non c'è niente da fare. Bene, allora. Oggi vorremmo parlare di pensioni. Sì, esatto. E ritornare però anche sul voto degli immigrati, perché anche i miei ospiti, i miei opinionisti, sono un po' strani. Però, dato che noi amiamo spiegare bene le cose, io vorrei che la mia dolce Morena... guardate i titoli. È la finanziaria della miseria, dice l'Unità. Mentre l'Avvenire, un giornale graficamente stupendo a mio parere, celebra i 25 anni del Papa. Ciampi nel Corriere della Sera è vicino al Papa, amico dell'Europa, non ci sono dubbi, ma il Papa è amico di qualcosa di... Che è? Al telefono? Quel signore che ieri... Bene, finisco e poi passo. Bossi, basta, adesso lavoriamo. Che vuol dire che fino adesso non avete fatto niente? E il giornale... Telecom, anche la UE smentisce Fazzino. Vabbè, d'altra parte, no, io non mi voglio sedere. Sentiamo questo signore e chiedo scusa se ieri non ha parlato. Buonasera, signore. Buonasera, io mi chiamo Peppe, non signore, signor Tonari. Beh, io chiamo signora, abbia pazienza. Vabbè, sono napoletano, non ci tengo a queste finestre. Vi come si chiama lei di nome? Io mi chiamo Peppe. Beppe, mi dica. Volevo chiedervi una cortesia, sì. No? Avrei tre... C'è quattro domande da formulare, giusto? Sì. Che vanno anche infatti di riguardanti il fatto degli emigranti anche pure, giusto? Sì, no? Lei è favorevole o contrario al voto agli emigranti? Per me sono esseri umani come me. Non ho capito niente. Sono esseri umani come me. Bene. E sono favorevole che possano votare a stessi nostri diritti. Sì, questo non a caso l'è napoletano. Mi dica. Va bene. Comunque le stavo, volevo formulare una domanda.
ieri sera si è presentato l'onorevole La Russa là, sì, che fa quello solo uno showman. Sì. Per me è uno showman. Sì. È solo show, è solo queste cose qua. Sì. Poi, riguardando il patto, si ricordi che si ritorna sull'indultino, hanno votato la maggioranza, d'accordo, sì, con queste cose, se si ricorda bene, no? Mm-hmm. Allora, siccome io posso rispettare l'opinione dell'elezione, che allora io ho votato Berlusconi per simpatia, però me ne sono pentito amaramente, lo so che il mio voto non è che cambierebbe, se non votavo cambiasse qualcosa, ma purtroppo ho fatto un errore gravissimo. Ma non sono un politicante, intendiamoci. Sono un detenuto pure, vi dico anche la verità. A questo punto qua, riguardante l'indultino, lei sa gli arresti domiciliari, sì, per caso? Sì, sì. Ecco perché, sì. No, ecco perché, che cosa? No, ecco perché telefona, perché forse se era detenuto non poteva telefonare, no? No, è normale, gli arresti domiciliari. In America telefonano dal carcere, No, anche in carcere si fa una volta al mese. Voi potete, dal carcere si può telefonare? Ogni 15 giorni. Ah, ecco. Se non c'è il telefono a casa e c'è qualche prendere, mi fanno anche telefonare. Ho capito. Comunque il discorso è questo qua. Allora, siccome uno rispetta anche giustamente il fatto che loro hanno fatto questo, prima della votazione, le pene certe, tutte queste cose qua, siccome siamo esseri umani, diciamo, di ceto sociale, diciamo, zero, no? Sì. Per loro, si erano astenuto questo signor La Russa, si era astenuto il dottor Castelli, si è astenuto il signor Fini, sì, e anche il signor Bossi, giusto? Sì. E automaticamente non hanno votato. Appena hanno fatto una legge per salvaguardarsi della maggioranza, per salvaguardare la maggioranza, no? Riguardando l'ultimo squallore, sì, immediatamente io potevo rispettare queste persone se si sarebbero astenute anche nel votare. E allora chiedo questo fatto qua, come mai immediatamente si hanno votato contro i loro pareri, perché per me è contro proprio i loro pareri. La prima domanda che formulo, sì, ma lei questo, abbia pazienza, questo non lo può chiedere a me, lo deve chiedere a loro. No, lei giustamente è una cosa pubblica, che giustamente penso che se qualcuno, ma non lo può chiedere a me, lo deve chiedere a loro. Vabbè, ho fatto anche una raccomandata al presidente della Camera, non mi è arrivata nessuna risposta di questo. Va bene, ho capito, ne parleremo con Tagliati. Abbia pazienza, non posso andare avanti e tenerla al telefono per un intero spezzone. No. Dovete essere, quando telefonate, molto incisivi, ma con una frase sola, perché sennò lei capisce che io devo girare po' studio e a casa la sua immagine non è sostenuta perché non ce l'ha qui. Va bene, la ringrazio dalla telefonata, andiamo avanti perché io così. Poi non funziona bene l'altoparlante, eh? Andiamo a fare il riassunto delle pensioni, che è una cosa più importante. Eccoci. Scusate di questo inizio. Oggi siamo tutti con i cali dei zuccheri, mi sa. Namo. Con i cali dei zuccheri. E io sembro il sor Pampurio. Allora, vogliamo illustrare un attimino, sì, che cosa è successo ieri. Ieri il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, ha deciso di spiegare in televisione la riforma delle pensioni e ha scelto per l'occasione una trasmissione popolare pomeridiana come La Vita in Diretta su Rai 1. Sì. Tremonti ha parlato senza avere un contraddittorio. No, aspetta un momentino, lì si sono molto arrabbiati, giustamente, perché non c'era un contraddittorio, dato che io non sto né a destra né a sinistra. Vi dirò di più, ho un certo disgusto delle azioni politiche. Io ho invitato uno dei sindacati a telefonare, anche perché tu adesso devi spiegare la faccenda, sì, delle pensioni, sì, e io devo dire che non ho approfondito, primo perché venivo da una vacanza meritatissima, secondo da un intervento chirurgico, per cui sentiamo, poi prenderemo senz'altro posizione, ecco, nel vostro interesse, sempre nell'interesse del cittadino, e sentiremo i pareri di tutti, no? Aspetta un attimo che devo fare una cosa. Oddio. Ma che ha detto? Avete capito voi? Ah, vedi che allora non funzionava. Andiamo, facciamo la reclame e poi c'è la Morena che spiegherà tutto.